Ragazzi, buongiorno, questa mattina da Punta Arenas. Questo è il nostro appartamentino da fuori. Andiamo dentro. Prego. Cucinino, camera da letto, bagno. Considerate che qua in Cile i prezzi sono molto più alti dell'Argentina. Questa struttura l'abbiamo pagata 30.000 pesos cileni, che corrispondono circa 35 euro. Top. Un piccolo appunto: il riscaldamento un po' basso partiva ogni tanto e purtroppo ieri hanno dovuto fare dei lavori ai tubi dell'acqua, per cui siamo stati senza acqua per un periodo di tempo e l'acqua era leggermente colorata dopo. Fa niente, succede, si riparte. Come si dice, spendi poco, prendi poco. Tenerò una vista dietro questa vetrata super carica. Per noi ogni spostamento è un trasloco, computer, cavetti, macchine fotografiche, beauty, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, questo cambio di vita è spettacolare. Per ora siamo dei nomadi e questo ci piace. Che moglie folle, questa mattina si è svegliata con il bel tempo. Non mi sono svegliata bene in realtà, però poi è andata un po' meglio. Ora andiamo a vedere se la tenerò una parte. Hasta luego. Dico, andiamo a vedere se la teniamo da parte solo per scaramanzia, ma anche perché qua la notte si raggiunge la temperatura pressoché vicino allo zero. Fa un po' fatica, ma parte a primo colpo. Apriamo il porton. Questo è aperto. Forza Tenerona! Buen día, Punta Arenas, vamos. La nostra casina era in quella costruzione su questa collina che dà direttamente sul mare. Ieri mattina, per la rottura di un tubo, queste strade erano piene d'acqua che scorreva. Facciamo un giro al centro di Punta Arenas, ve la mostriamo. Noi l'abbiamo girata a piedi, non ve l'abbiamo mostrata perché stamattina sapevamo di mostrarvela in sella alla moto, che è sempre più affascinante. Plaza Lautaro. È la panetteria di cui abbiamo usufruito per 2 giorni. Sì, vedete la gente che esce con sacchetti pieni di pane. Una curiosità: non utilizzano carta per incartare il pane, ma sacchetti in plastica. Non è proprio una buona abitudine, ma pian piano la cambieranno. I palazzi un po' più storici che si iniziano a intravedere avvicinandosi al centro risalgono più o meno, abbiamo fatto il calcolo, a non più di 150 anni fa. Questa è la meravigliosa piazza contornata di splendide conifere. E non solo, ci sono anche altre piante. Questa è la farmacia dove siamo entrati ieri facendo un po' di scorte. È una farmacia fornitissima, molto più fornita di tante farmacie che abbiamo nella nostra zona, ma molto, molto di più. C'erano addirittura 6 o 7 casse. È anche vero che Punta Arenas è considerata l'unica metropoli della Patagonia. Anche qua gli automobilisti ci suonano facendoci il segno: siete grandi, ok. Ma è la Tenerona ad essere grande. Oggi temperatura piacevole, siamo sempre sui 16-17 gradi. Cielo un po' coperto, però migliore dei 2 giorni precedenti. Una certezza, qui in Sud America, in tutti e 3 i paesi che abbiamo attraversato, sono le panaderie pastellerie, cioè le panetterie pasticcerie. Trovi di tutto, una miriade di pasticcini, una miriade di tipi di pane, anche se il pane non è come il nostro. La sera diventa già morbido, quindi ha una lievitazione diversa, ha una fattezza diversa. Però il profumo è quello dei forni di una volta da noi, molto ma molto piacevole. I pasticcini sono estremamente artigianali, anche semplici, ma di grandi porzioni, e le fanno in quantità industriale. Probabilmente sono molto consumati. Stiamo andando in direzione della zona franca, che dovrebbe essere un mega centro commerciale dove si può trovare di tutto a prezzi chiaramente più bassi. La scritta Punta Arenas. Questi sono i mega negozi della zona franca. Duty free. Precisazione: siamo nella regione Magallanes di Magellano.
Puerto Natales 240 km. A circa metà dell'Ottocento, il governatore della regione, Manuel Bulnes, ordinò a dei soldati cileni comandati da un ex capitano britannico di scendere in un'antica colonia fondata proprio dagli spagnoli nel 1580. Arrivarono, si posizionarono su una collina fondando il Fuerte Bulnes, dal nome del governatore, ma l'assenza di acqua potabile, il terreno non fertile e roccioso non adatto al pascolo delle greggi fece desistere la piccola colonia che stava nascendo. Questa colonia si trovava a 60 km da Punta Arenas. Cercarono nei dintorni e nelle carte geografiche britanniche trovarono un punto più a nord, Sandy Point, che traslato in lingua spagnola prese il nome di Punta Arenas. Da lì iniziò la crescita della città più grande di tutta la Patagonia, sia cilena che argentina. Oggi sia Puerto de Hambre, che sarebbe l'antica colonia sfortunata spagnola che venne abbandonata, e il Fuerte Bulnes sono visitabili a 60 km da qua. Intanto è tornato il vento, ci mancava. Fine della zona urbana. At your house upon the riverside, to see if you are there, and I wait for the time when your cool eyes make me turn away from all the lies and return to you again. It's a fool's kind who never sees the right way. This is where I feel okay. This is where abbiamo ben capito cosa siano queste costruzioni, adesso cerchiamo indizi. Ho visto che ci rimandano a un sito patagon.com, poi lo cercheremo bene. Temperatura completamente cambiata, molto più fresco, cielo molto più chiuso, minaccia pioggia. There is something we should realize, don't even ask me why, and I'll wait for the time. Laguna Seca, il nome deriva evidentemente dalla secchezza ormai del suolo. Distributore di benzina 8 km, stiamo percorrendo la ruta del fin del mondo. Qualche goccia di pioggia sul scopolino, ma non lo vedo compatto, quindi non lo vedo neanche deciso per una pioggia intensa. Comunque abbiamo tutte le zip chiuse dei completi, le aperture del casco sono chiuse, tutto quello che è installato sulla moto è impermeabile, quindi anche se inizia a piovere, ragazzi, non ci interessa. Lasciamo sempre la stessa marcia inserita, magari giriamo un po' meno la manopola del gas, ma si procede. Il concetto di infinito non c'è mai stato così chiaro. Appena arrivati a Villa Tehuelche, primo villaggio importante dopo Punta Arenas. Più volte sia a Punta Arenas che qui adesso a svolazzare al vento abbiamo visto la bandiera con la scritta Ambrosoli, prodotto italiano. Stiamo cercando anche un posticino dove mangiare, eccolo, Ambrosoli di nuovo. Al Masen però, è un negozietto, si mangia anche ma sembra aperto. Veloce ricerca su Google per vedere se c'è qualche struttura dove poter mettere qualcosa sotto i denti. In questo paesino c'è questa e un'altra qua più vicino, ma da qua
a Puerto Natales non c'è più nulla, nada. Allora, noi siamo qua, forse andremo di qua. L'altro fa anche degli hamburger o delle cose cotte, calde, per cui preferiamo in questo momento. Anche perché voi non lo sentite, ma è freschino e qualcosa di caldo, calorico, è sempre meglio. Il maiale, la situazione, torna sempre fuori. Vi facciamo attraversare con noi il paesino di Vigia Tehuelche. Non c'è molta vita in questo momento, nonostante sia piena estate. La temperatura è di 10 gradi in questo momento, quindi non è delle migliori. Le gusta? Il signore ci ha chiesto se potevamo vendergliela. Non se puede, ma lui ha detto la diamo per perdida. È vieja, è vieja. La moto? Vieja per la casa. 2012. Sei il radiatore o no? Il radiatore acá. Forse prenderemo anche un sandwich qua, vediamo. Oggi si va di empanada napolitana. Dos napolitana. La sta riscaldando. La napolitana è queso, jamon e tomate, formaggio, prosciutto, pomodoro. Classici sapori italiani. Sono caldissime. La felicità. È un po' come la torta salata, tipo pasta frolla salata. No, claro, lo che passa è che llega fino a 7 giorni. Tra l'altro il pomodoro è una sorta di passata condita, c'è anche tipo origano, diventa quasi un sapore alla pizzaiola, vero? Forse ne prendo un'altra. Ripartiamo salutando anche il gatto predatore, un po' bastardo come dice Fra, che ha scacciato ogni cane presentatosi nella zona. È un gatto Tehuelche, deve tutelarsi. Si riparte, direzione Puerto Natales. Tutte in fila indiana come le pecore. Però siete d'accordo con me che sono camaleontiche, cioè, riescono a mimetizzarsi col panorama circostante. Iniziano a comparire le prime minacciose alture della cordicera. Abbiamo Torres del Paine a 164 km e Puerto Natales a 13. Ci siamo! I don't wanna be dead.
Adesso scaricheremo tutto e poi di corsa a far la spesa per i giorni in cui saremo a Puerto Natales. Poi arriveranno video pipponi su tutte le cene che prepara Sara. Come se fossero speciali. Alla yes. Un pochito di spagnolo, italiano, casi similare. We can speak English, so... Ah, don't know. Okay. Sì. Yes, yes. Moto parcheggiata a volo, poi la copriamo. Ora diretti alla panaderia pastelleria, vediamo di prendere un po' di pane, qualcosina di sfizioso. Andiamo al supermercato, facciamo provviste e si rientra. È un po' freddino, è un po' come febbraio da noi. Siamo giustamente a febbraio, ma qui dovrebbe essere agosto, quindi è un po' diversa la storia. Che moglie brontolona. Si lamenta perché ci sono 10 gradi, ma si sta benissimo. Grazie a Bastian che ci ha fatto un'accoglienza carinissima. Ci ha parlato sempre in inglese, anche se vorrebbe imparare l'italiano. Noi abbiamo chiesto di parlare spagnolo, ma lui continuava in inglese, lo sa benissimo, quindi insomma era anche giusto così. Andiamo. My mother. Lui è Bastian. Ciao ciao. Vamos. Quanto amo queste macchine. Il mio sogno da quando ero bambino, da quando vedevo Boeing Duke, non so se ve lo ricordate, Hazard, bellissimo. Ho comunque constatato che la mamma di Bastian ha più o meno la mia età, Bastian avrà 30 anni, quindi credo l'abbia avuto giovanissima. Di qua poi a destra, casine in legno. Mi chiedo perché utilizzano i vetri delle finestre sottilissimi, ma è sempre freddo qua. Da noi mettiamo i vetri così spessi con la camera all'interno per risparmiare sul riscaldamento. Qua ragazzi, nulla. Casa con l'angolo smussato. Penso che sia quella. Los Panaderos. Vediamo se hanno qualche dolcino con la crema per domani mattina. Entrava. Hola. Pane per la mattina. No! Grandissimi! Vai, 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 vai! La pasta la piano. Praticamente hanno tutto. La colazione ce l'abbiamo, il pane anche. Ora vediamo se possiamo trovare un po' di frutta e verdura, importante, poi per il resto ci arrangiamo. Al volo torniamo alla casina, depositiamo le cose e poi andiamo al supermercato. Voi direte, ma perché non siete andati al supermercato direttamente, prendevate tutto il supermercato? Perché si fanno i cavoli loro. Al di là del fatto che potreste farvi i cavoli vostri, ma no, non ve lo diremmo mai, era solo uno scherzo. Il pane che troviamo al supermercato è completamente diverso, cioè è un pane confezionato e c'è molta differenza rispetto al pane che noi troviamo al supermercato, per cui loro, la prima cosa che ci dicono quando arriviamo sulle casine, c'è una panaderia in questo e c'è un supermercato di là, cioè è come se lo facciano anche loro, andare in panetteria e andare poi al supermercato per tutto il resto. La verità è che in panaderia ci sono delle cose sfiziosissime. Io ne ho presa una, poi ve la faccio vedere domani a colazione. Il serdo sei tu, le cose sfiziose le guardi tu. Io ho detto la motivazione vera. Poi il serdo barra maiale ne dà un'altra. Marciapiedi larghi come una carreggiata. Hanno spazio da vendere. Il perro non manca mai. Testiamo il cancello, dai. Va bene. Devo tener premuto? Due volte? No. Tieni premuto? Cambia tasto? Guardate la gomma al centro, inizia ad appiattirsi. Cioè, è proprio piatta, a momenti da cambiare, ma non si può cambiare ora. Questo è il dolcetto al cioccolato. Domani tu non lo assaggi. Va bene. Peso totale 12.000 pesos, quindi sui 13,50 euro 14. Vamos al supermercato. L'ignoranza dei pick up Ram, enormi. Dai, accelerare il passo. Rapido. Intanto vi mostriamo questi quartieri super affollati.
e super pericolosi. Guardate una caratteristica: questa strada è in piano, poi inizia la salita e qua c'è la discesa, tale quale a San Francisco. Il supermercato dovrebbe essere qua in fondo. Autobus a tutta velocità, due perri, casomai perros, però sono due perri, due perri. Ehi, che passa? Che passa? Mi piace tantissimo vedere i cani liberi così, tranquillissimi, bellissimo. Appena hai continuato, uno dei due ha guardato l'altro come per dire, ma che volia? Nuestro Mar Seafood. Seafoods Market. Un'informazione, per ora tutte le pescherie che abbiamo trovato, nonostante siamo sempre stati negli ultimi giorni in posti di mare, hanno pesce congelato. Un po' sicuramente per il pescato del giorno, che in questi mari è quello che è. Un po' credo che sia anche una loro caratteristica. Per il momento le pescherie hanno pesce congelato, vendono solo pesce congelato. Arrivati. Spesa fatta, non l'abbiamo mostrata perché all'interno c'era una musica assordante, poi non la posso mettere sul canale. L'assistente che porta le bocce d'acqua. La dura vita del nomade. Prima chilometri in moto, poi chilometri a piedi. Via, diretti in pescheria a Nuestro Mar. Salmone preso, ma soprattutto che musica c'era all'interno? C'era What is Love di Hathaway, fantastica. Ora tappa veloce, carnisseria La Estancia. 620 grammi di lomo di liso preso al prezzo di 14.000 pesos al chilo. Ora carichi come dei somari, si torna a casa. Cotti, cotti, cotti. Sei cotta? Abbastanza. Questa è la nostra palestra quotidiana. Numero 2. Perché prima ho sbagliato porta. È uscito Bastian e mi ha detto no one, two. Mamma mia, il braccio. Before